e ci sono ricaduta di nuovo, hai visto? Ero uscita, ne ero uscita e sono ricaduta di nuovo. Però è stata una mia decisione quella di ritornare per farmi intossicare. Non ho obbligato nessuno perché nessuno poteva obbligarmi. O ci dovevo stare almeno un anno, così è metto a posto e poi quando esco non bevo più neanche un goccio. Che se ne bevi un goccio ricominci da capo. Già ti ricordi fuori di casa quella birra, da come prendeva. Ero già alcolizzata, eh. Ma come hai iniziato a... Dopo ho ricominciato con... Dopo non era più una bottiglia, una lattina. Dopo sono diventate tante bottiglie e tante lattine. E dopo era la mattina appena mi svegliavo, andavo a bere subito. È stato subito così. Non c'era più il caffè, non c'era più niente. La casa è sporca. Ma io che non è tutta sporca, tutta andata, cose pazzesche. Cose che non voglio fare mai più. Stavi soffrendo, insomma? Sì, stavo soffrendo perché si soffre, perché cioè ti fa star bene bene. Però nello stesso tempo ti senti da cani, capito? Te rendi conto che stai male. Ti ripeti, non è vivere questo. E quindi hai deciso tu di farti... Sì, ho deciso io di farmi ricoverare di nuovo. E di ritornare qui dove sono stata 2 anni e 4 mesi. Qui si sta bene, mi vedono bene gli infermieri sono bravissimi. Poi qui è come stare in vacanza, come cioè non fai niente la mattina alla sera. È bello, poi è bello anche fuori, il parco, c'è lo spazio, sta gente che se vuoi quando usciamo, se vuoi chiedi se vogliono parlare, parlano tranquillamente. Che sono molto solidari, sono gente che gli piace parlare, raccontare i loro problemi e poi farlo semplicemente. Hai degli amici qua, un'amica in particolare? No, ce l'avevo, l'hanno dimesso, perché era solo un pasticcione, faceva un po' di casino e l'hanno mandato via, mi ero molto affezionata a lui. Gli altri sono tutti... dei pazienti tutti un po' che si stanno sulle loro, poi sono l'unica donna, no, non ho amici qua. Come si chiamava quello che hanno mandato via? Giorgio. Cazzo, mi becchi che sono in un periodo anch'io che ho pochissimi dai, soldi. Dai, che ho bisogno di 20 euro. Hai bisogno di 20 euro? Sì. Io come faccio a tornare a Milano poi? Ce la fai, cosa niente il biglietto. E tu mi succhi sempre dei soldi, mi devi un sacco di soldi. Ah, tu? Sì. Ok, aspetta. Si guarda la TV, anche c'è la TV. Sì, c'è la televisione. Quindi esce ad aprile, eh? Sì. Ah, che begli orecchini che hai. Piacciono. E ragazzi, l'infermiera, che è questa colonna. Colonna di pelle. Guarda che pelle che. Mi regalano le cose. Mi regalano il copriletto, la tovaglia. Tutte le tatuine, le piante, tutto.
come lo si vive dentro, il problema dell'alcol, la mancanza che c'è. Io mi è passato da poco che non sono più in punizione, perché ho bevuto anch'io. Mi sono fatta fare il permesso e sono andata come una bottiglia di birra, me la sono bevuta. Non se ne erano accorti, poi ero troppo affettuosa, se ne sono accorti, mi hanno fatto l'alcotest, sono stata positiva, mi hanno messo in punizione. Non ho niente! La punizione in cosa consiste? La punizione è che non ti fanno più uscire. Non ti fanno andare a casa, non ti fanno uscire, basta. Ma scusami, si sono accorti che tu avevi bevuto perché eri affettuosa? Sì. Diventi affettuosa quando bevi? Sono diventata affettuosa, sì. Diventi affettuosa. Bellissimo. Uno viene punito perché diventa affettuoso. Sì. Però adesso sono di nuovo in punizione perché mi hanno trovato che fumavo in camera. Adesso non posso uscire lo stesso. Già non mi fanno il tessino giallo perché fumo in camera. Adesso non ho nemmeno i permessi bianchi, 2 volte a settimana, 2 ore, perché fumo in camera. Praticamente sono ingoiato. E adesso i tuoi progetti quali sono per la tua vita? Quando esco, niente, mi dedico alla casa, la pulisco, faccio la donna di casa, mi occupo delle mie gatte. Niente, tutto è stato diverso. Non c'ho più in quel bar dove andavo prima. Non ci passo più nemmeno davanti. E con l'alcol basta, smetti? Con l'alcol basta, neanche un goccio più. Perché se è dici una lattina, ce la fai per una settimana, anche per 2, anche per 3. Ce la fai con la lattina soltanto. Poi invece si ricomincia con le bottiglie, una non ti basta, allora sono 2, sono 5, sono 10, sono 20, sono tanti soldi, oltre a stare male, che ti metti a cantare, ti metti a parlare da sola, fai casino, fai tutte queste cose. Bellina questa stanza, come l'ho fatta, vero Riccardo? Sì, mi piace. Vedete i disegni? Ma c'è anche dell'acqua, che c'è una sete, no? Forse l'acqua c'è. No, l'acqua se vuoi ti vai a prendere un bicchiere. No. Ti prendi un bicchiere? No, non importa. Sei come un odalisca adesso, sei quasi sexy.